Un polmone verde nella zona est di Brescia. La riqualificazione soft per il Parco delle Cave entra nel programma elettorale della Lega Nord. A dirlo il segretario provinciale candidato alle prossime comunali Fabio Rolfi. Presso le sponde del laghetto Gafforini, gli esponenti del Carroccio bresciano hanno sposato l'idea di una riqualifica leggera, ovvero senza nuove costruzioni. Portiamo avanti questa idea: recuperare in maniera ambientale, paesaggistica, compatibile con l'ambiente, l'area delle cave. Una gestione intensa, attività industriale, per preparare, organizzare e realizzare impianti sportivi che diano ospitalità a questi sport. Un'idea diversa di parco dello sport, un'idea bella, un'idea compatibile con le richieste dei cittadini, un'idea che oggi è fattibile. Lo dimostra l'intervento in fase di partenza, qui nella Scava Gaffolini, dove si realizzano impianti promossi dalla Federazione Italiana Canoa, legati appunto anche all'attività di preparazione per le squadre olimpioniche. Niente stadio o palazzetto sportivo nella zona est, quindi negli oltre 800.000 metri quadrati al momento di proprietà del comune. La proposta è quella di impianti sportivi che non prevedano nuove strutture. In prospettiva quindi un polo extraurbano per sport acquatici, percorsi vita per running, piste ciclabili ed una pista di atletica per valorizzare il panorama sportivo dilettantistico bresciano, ha detto Rolfi, e dare beneficio alla zona est della città. Progetti che sembrano piacere alle realtà agonistiche in cerca disperata di spazi dove praticare le proprie discipline. La federazione in questi anni ha presentato a un gruppo privato la realizzazione del parco Canoe, un parco Canoe che è un fiume artificiale all'interno di un parco verde. È un progetto che piace trasversalmente perché non c'è soltanto l'aspetto agonistico, ma c'è anche una serie di attività che possono sicuramente interesseranno la cittadinanza attraverso delle attività ludiche come il rafting, il tubing, attività di questo tipo che si svolgono normalmente nei fiumi, tipo in Val di Sole, in Val Sesia, eccetera. Queste attività di rafting permetteranno alla società di gestione di ripagare i privati dell'investimento in un periodo che può oscillare dai 6 ai 10 anni, dipenderà poi dai costi effettivi della realizzazione di questo impianto.